Eccoci, buongiorno amici, è arrivata la dashcam della quale oggi vi propongo anche l'unboxing. Andiamo a vedere questa dashcam, definiamola low cost perché non ho speso molto. Vediamo se è ok. Questa dovrebbe essere. Ok, sono 1080p, Full HD, card di... per caricarla. Vediamo i pulsantini, pellicola. Qui va dentro la carta, lo slot per inserire la carta. Ok. Menu, moduli. Proviamo a accenderla. Ok, no card, ovviamente qui c'è no card. Buono, però dai. Vediamo un menu. Ci sta. Dopo che ho inserito la carta, proviamo anche. Proviamo anche praticamente di vedere come va la registrazione. La data non è aggiornata, non fa niente. Aggiorniamo, vediamo cosa offre il. Gli accessori, questa è la ventosa per attaccarla, vedete, sul vetro, praticamente va qua, così, la apro, vediamo subito che se almeno facciamo vedere bene gli amici da casa. Ok, sì, semplice, si affranca così. Sopra, così si affranca e praticamente abbiamo la dashcam così. Noi la affranchiamo sul vetro, la dashcam guarda fuori così. Ok, questo per regolarlo, cosa da ventosa, direi non male. Collegamento, l'accendisigari. Lasciamolo lì, vediamo un po'. Menu. Vediamo se c'è. No, aspetta, vediamo un menu. Non so se si spegne perché probabilmente la batteria non è molto carica, vediamo un po'. Infatti adesso togliamo sta pellicola, vediamo che la batteria è scarica. Non fa niente, mai appena arrivato ovviamente non è carica. La cucina. No, è una buona camcorder, secondo me regalerà soddisfazioni. Andiamo a vedere se. No, qui c'è anche in inglese, ok. USB interface, ok. C'è anche in inglese, sì, quindi le istruzioni sono complete. Bene. Per questo unboxing è tutto.